arriva il nuovo piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, legacy, mercati all'aperto e non solo. Sono 7 i mercati del comune di Arezzo per un totale di 263 ambulanti, 1250 giorni di durata e 10.879 metri quadrati di superficie di vendita. Il piano si occupa anche delle fiere, le due antiquarie e le altre 6 fiere tradizionali. Le due antiquarie sono sempre le 11 edizioni da gennaio a agosto e da ottobre a dicembre e l'edizione di settembre. Per quanto riguarda le 11 edizioni del centro storico, ospitano 369 espositori su una superficie di 3.997 metri quadrati. Il nuovo piano prevede la conferma di 4 fiere tradizionali, ma ce ne sono anche 2 nuove. Si tratta di tradizionali feste legate ai patroni della città, San Donato e la Madonna del Conforto. La nuova fiera di San Donato si terrà ogni 6 e 7 agosto, prevede 8 ambulanti alimentari su 137 metri quadrati di superficie di vendita, mentre la fiera della Madonna del Conforto ogni 15 febbraio prevede 10 ambulanti alimentari o non su 256 metri quadrati di superficie di vendita. Il piano razionalizza, istituisce nuove e sopprime alcune postazioni ambulanti cosiddette fuori mercato, le tradizionali bancarelle o i più moderni automezzi attrezzati con forni e frigoriferi che con il tempo sono divenute stabili oppure si sono spostate o non sono state più utilizzate. Confermata ovviamente la fiera del Mestolo del 9, 10 e 11 settembre, la fiera della Santissima Annunziata, la tradizionale fiera dei fiori ogni 25 marzo, la fiera di Natale di Sant'Agostino, il mercatino di Natale di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. L'assessore Comanducci ha parlato in consiglio comunale che ha adottato il piano dell'abusivismo che verrà monitorato adeguatamente. Va combattuta, ha detto Comanducci, la vendita di prodotti contraffatti, ma già la polizia municipale si è dimostrata attiva in questa attività di prevenzione.